Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?» Gesù rispose: «Il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi». Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, maestro, è secondo verità che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici». Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Un caro saluto a tutte e a tutti dalla Biblioteca Diocesana San Tommaso d'Aquino di Andria. Ben ritrovati. Continuiamo ancora il nostro cammino in compagnia dell'Evangelista Marco, che per diverse domeniche ci ha accompagnato in un tragitto, in un percorso di sequela proprio dietro il Signore verso Gerusalemme. Ora questo lungo cammino si è concluso, Gesù è arrivato a Gerusalemme ed è lì da 3 giorni. Così ci dice il brano evangelico che abbiamo ora appena ascoltato e che si pone all'interno di una fitta serie di incontri, anche di dispute, che Gesù vive proprio nella città santa. Ecco, l'incontro però raccontato dal brano evangelico di questa domenica è un incontro particolare, perché è l'incontro con uno scriba che non sembra però andare a Gesù con ostilità, con un preconcetto, anzi, è un incontro che si svolge in un clima che potremmo definire tranquillamente di simpatia e di fiducia. Quest'uomo, peraltro, non va da Gesù insieme a scribi, farisei, ad altri capi religiosi, ci va da solo, sembra interessato ad un incontro personale con il Signore e non sembra segnato da una volontà di polemica. Pone una domanda importante, soprattutto a quel tempo. È la domanda che vuole capire profondamente qual è il cuore, il centro della legge. Perché proprio al tempo di Gesù c'era un grande dibattito e la legge di Mosè si disperdeva, per così dire, in 1000 rivoli, in tante prescrizioni che rischiavano di far perdere di vista proprio l'essenziale. Ecco, lo scriba allora si rivolge a Gesù e gli chiede: qual è il cuore, qual è il centro di questa legge, quale può essere considerato il più importante dei comandamenti? E Gesù ci sorprende perché risponde con puntualità a questo quesito, a questa domanda. E lo fa con così grande puntualità e precisione che addirittura potremmo dire sembra quasi lui il discepolo e non invece il contrario. È una risposta a quella di Gesù alquanto elaborata, perché Gesù indica innanzitutto un primo comandamento che corrisponde a quello che ancora oggi è per Israele il credo fondamentale della propria fede. Lo troviamo nell'Antico Testamento, al capitolo 6 del libro del Deuteronomio, ed è anche la prima lettura di questa domenica, il brano che conosciamo come il brano dello Shema, ascolta Israele. È un brano in cui il modo davvero conciso, efficace, direi proprio straordinario anche per noi, viene detto con chiarezza che l'amore di Dio è un amore assoluto che coinvolge tutto l'essere umano in ogni sua fibra, in ogni sua dimensione, nella sua interezza, il cuore, l'anima, il pensiero, le forze. È un amore
che apre, aggiunge però Gesù, anche all'amore verso il prossimo. E qui c'è un'altra citazione dell'Antico Testamento, il libro del Levitico, al capitolo 19. Ama il prossimo tuo come te stesso. Riconosci cioè l'altro come un te stesso, come colui che devi amare. E questo comandamento è strettamente collegato all'amore verso Dio, al comandamento dell'amore verso Dio. E allora, se c'è un primo passaggio da sottolineare anche per noi in queste parole di Gesù, è prima di tutto il voler riaffermare con forza l'unicità di Dio. Potremmo dire il monoteismo, l'unico Dio, l'unico Signore, da amare al di sopra di tutto, con tutta la propria persona. È per davvero quello che Gesù ci ricorda il primato di Dio nella nostra vita, nella nostra esistenza concreta, nei pensieri, nelle azioni, nelle scelte, negli affetti, in tutto e per tutto. Un primato di Dio che proviene dall'esperienza dell'amore di Dio, un primato di Dio, un metter Lui al centro della nostra esistenza, che non può non venire dal fatto che l'amore di Dio ci precede da sempre, che c'è un amare per primo da parte di Dio, e che la possibilità di credere in Dio, di avere fede in Lui in modo assoluto, ci è data proprio perché riconosciamo di essere da Lui, da Dio, amati, benvoluti, potremmo dire abbracciati dal suo amore e dalla sua misericordia. E qui mi piace ricordare, citare la scena bellissima di un capolavoro della cinematografia, è il film Decalogo 1 del regista polacco Krzysztof Kieslowski, un film del 1988, il primo della serie dedicata alle 10 parole, ai comandamenti, che Kieslowski, questo grande regista, realizza per la televisione polacca. Ecco, proprio in questo film, che ovviamente è dedicato, come dice il titolo stesso, al primo comandamento, noi troviamo un bimbo, il piccolo Pavel, che ha un papà ateo, che crede fermamente nella scienza, nella ragione. E a un certo punto Pavel incontra la zia, la sorella del papà, che invece è una credente fervente, non bigotta, ma una credente di quelle che ha trovato le ragioni autentiche del proprio credere. E quando sono lì a ragionare, il bambino e la zia, proprio dell'esistenza di Dio, della fede in Lui, c'è questo passaggio che a mio parere è uno dei più belli della cinematografia quando ci racconta la fede in Dio. È la zia che abbraccia il bambino con forza e tenerezza e chiede al bambino: tu che cosa senti? Il bimbo risponde: ti voglio bene. E la zia di rimando dice: ecco, lui, Dio, è questo. Davvero allora l'esperienza dell'amore di Dio ci conduce a riconoscerlo come Signore. È l'esperienza che ci spinge a credere in Lui fermamente. E naturalmente, ci dice ancora Gesù quest'oggi, questa esperienza radicale, forte, coinvolgente, appassionata dell'amore di Dio, ci conduce all'amore verso il prossimo, a quell'amore necessario che ci rende poi credibili anche dinanzi agli altri, che rende credibile anche, se vogliamo, la nostra fede in Dio. In qualche modo è quello che Gesù fa anche nel nostro racconto, comportandosi con grande benevolenza verso lo scriba che gli pone la domanda. Gesù non vede nello scriba una categoria di persone magari a lui ostili. Vede nello scriba un uomo, nella sua unicità, una persona da incontrare a tu per tu, senza barriere, senza pregiudizi. E allora amare il prossimo, sembra dirci oggi il Signore, significa partire certo dall'esperienza dell'amore di Dio, professare la fede in Lui, ma anche aprirsi ad un amore che guarda all'altro al di là di ogni sua qualità, di ogni sua appartenenza. Potremmo dire amare l'altro sempre e comunque, senza porre limiti, senza costrizioni, senza erigere barriere o muri. È l'amore autentico,
quell'amore che Gesù racconterà anche in un altro bellissimo brano evangelico, la parabola cosiddetta del buon samaritano, laddove il Signore stesso a dirci che questo amore significa farsi prossimi degli altri, senza distinzioni, sempre e comunque. E amare come Dio ci ama, è l'amore autentico, quell'amore vero che ci rende liberi, che ci rende liberi ad immagine di Dio, che ci permette di assomigliare un po' a Lui, di poter trasmettere qualcosa del volto paterno di Dio. E questa è la fede autentica che, attraverso l'Evangelista Marco, il Signore oggi vuole ricordarci ed insegnarci. Una fede che è appassionata, una fede che mette al centro Dio, ma che non si rinchiude in se stessa. È esperienza di amore, che dunque si spinge all'altro, che dunque fa della nostra fede un qualcosa di credibile, perché alla fine rimane anche vero che solo l'amore è credibile. Signore Gesù, insegnaci ad amare Dio e il prossimo, per sperimentare la bellezza di un'esistenza lieta e libera. Amen. Grazie a voi per l'ascolto, a ciascuno e a ciascuna l'augurio di una buona domenica.